Allora, nell'ambito delle iniziative del progetto GRU abbiamo organizzato anche in collaborazione con la SIA questa giornata di smaltimento della carta e dei RAEE, rifiuti derivanti da apparecchi elettrici ed elettronici, nella facoltà di ingegneria, nelle sedi di Agnano, Pezzaretecchio e Via Claudio. Come vedete qui abbiamo raccolto abbastanza carta proveniente dai dipartimenti, dagli uffici dei professori, dagli studenti, eccetera, e soprattutto anche molti RAEE di apparecchi vecchi, schermi, computer, eccetera. Questa iniziativa verrà poi ripetuta il 20 novembre e speriamo così di sensibilizzare ancora di più l'ambiente universitario verso una più efficace gestione e riduzione dei rifiuti in quest'ambito. Sì, vabbè, il progetto GRU è nato per iniziativa di un gruppo di allievi e di ex allievi della facoltà di ingegneria, in particolare del corso di laurea in ingegneria dell'ambiente e del territorio, che proprio insomma, sono diciamo, quelli che maggiormente sono sensibili a questo tipo di problemi, perché si è verificato, si è constatato che insomma, la gestione dei rifiuti anche nella nostro Ateneo, in molti Atenei, non è proprio ancora del tutto conforme, diciamo così, a quelle che sono le procedure più corrette. E quindi sembrava un modo così, un po' di dare un contributo alla risoluzione del problema dello smaltimento dei rifiuti, ma anche per dare un segnale della sensibilità, insomma, che i nostri studenti hanno nei riguardi di questo problema. Il progetto è stato presentato nel dicembre 2010 al Ministero dell'Ambiente, ha partecipato nell'ambito di un bando emanato per l'appunto dal Ministero per il finanziamento di attività di questo tipo. Al bando hanno partecipato ben 256 gruppi e soltanto 15 dei progetti presentati, appunto su 256, sono stati finanziati. Il nostro si è classificato settimo, il nostro, quello preparato dai ragazzi, io li ho solo supportati. Quindi diciamo anche da questo punto di vista evidentemente è stata apprezzata l'idea che loro hanno avuto. E adesso si sta portando avanti questo progetto in contemporanea presso la nostra facoltà di ingegneria della Federico II, presso il Politecnico di Milano e presso l'Università degli Studi di Catania, con tutta una serie di attività, che sono sia attività di tipo formativo che attività di campo, che riguardano insomma, la messa a punto di procedure, di azioni tese alla raccolta e al corretto smaltimento dei rifiuti. La risposta dei ragazzi all'interno dell'Ateneo? Risposta dei ragazzi all'interno della facoltà, perché questa è un'iniziativa di facoltà, è una risposta ovviamente in termini assoluti molto buona, nel senso che i numeri di persone che si sono avvicinate al progetto, il numero di studenti che si sono avvicinati al progetto è sicuramente molto elevato. È chiaro che stiamo parlando di numeri in assoluto buoni, di qualche numerose decine. In una facoltà che ospita 15.000 studenti, quindi diciamo il rapporto alla facoltà, alle dimensioni della facoltà, che però è una peculiarità di questa facoltà, è sicuramente una percentuale importante, ma non stratosfericamente elevata. Però diciamo che soprattutto il contributo che loro stanno dando, l'iniziativa di questa mattina è una manifestazione, mi sembra concreta, evidente. Dopo la giornata di oggi, prossimo appuntamento. Prossimi appuntamenti sono là a predisposizione all'interno di tutti e tre i plessi della facoltà di una serie di sistemi di raccolta dei rifiuti tesi all'attuazione della raccolta differenziata, nel senso che insieme alla SIA metteremo una serie di contenitori di diverso colore, diversamente dimensionati e configurati, che ci consentiranno finalmente di avere una raccolta separata delle diverse frazioni merceologiche qui in facoltà. Sì, sono già stati acquistati i contenitori, per cui a giorni, insomma, nel giro di 10-15 giorni al massimo questa cosa verrà portata avanti.